Allora, intanto grazie per l'invito e grazie soprattutto per aver accettato l'idea di dare a questo incontro il nome di seminario di Benkel, insomma, per tenere in vita gente e idee che fanno delle azioni il loro modus vivendi. La questione delle comunità volontarie è effettivamente il problema dei problemi, cioè è il punto d'arrivo per un libertario, su questo non c'è dubbio, però io credo che Carmelo non potrai tu sperare di poter vivere una comunità volontaria, toglietelo dalla testa. Beh, Perché tu che ne io sai, avevo... comunque io vivrò. No. sono abbastanza realista, per cui io dico sempre non sono né ottimista né pessimista, quindi però pensare che domani mattina o fra 5 anni si possa fare una cosa del genere non è facile, non è possibile se non lo si fa con un atto di forza, cioè se non si procede attraverso l'illegalità. E allora il mio intervento, no? Che prende il nome da ecolibertarismo, che poi è vi anticipo un po' quello che sarà il mio prossimo libro, Per una vera libertà, dove io sono convintissimo del fatto che la libertà la si conquista, che la storia dell'umanità è fatta di scontro fra libertà e coercizione, che non possa esistere la società perfetta, almeno in una comunità volontaria, perché comunque, sempre e comunque, la perfezione non è di questo mondo. Ciò a cui dobbiamo aspirare è chiaramente a quella di poter vivere in comunità e in realtà, attraverso le quali ognuno di noi esprime dei consensi. E allora è chiaro che rifarsi al libertarismo è facilissimo ed è doveroso, perché il libertarismo si rifà a dei principi importantissimi che sono la contrattazione. E la contrattazione prevede due soggetti che in maniera consensuale scelgono, mettendo un oggetto all'interno del contratto, di convergere su un punto. La non aggressione, perché la non aggressione è un principio fondamentale, nessuna comunità consensuale può vivere se esiste aggressione. Ma anche in una comunità consensuale accadranno problemi legati all'aggressione. Certo è che se il contratto è chiaro, in questo caso un contratto in una comunità può essere molto simile a quello di un regolamento condominiale, tutto diventa molto più facilmente risolvibile, cioè si capisce chi è l'aggressore e chi è la persona che subisce il danno. Il discorso di comunità volontarie è davvero l'uovo di Colombo per uscire dall'idea di Stato-nazione. E qui dico un'altra cosa, secondo me molto importante, rispetto alla quale Carmelo sbagliava, ripetendo in continuazione: io non vorrei parlare di ideologie, io non vorrei parlare di ideologie. L'ideologia è fondamentale, le idee sono fondamentali. Quindi, da questo punto di vista, non è assurdo pensare, e io concordo con te, che il kibbutz possa esistere in un mondo dove ci sono società volontarie. Perché liberamente uno decide di dare tutti i suoi averi alla comunità e di sottoscrivere quel tipo di accordo che fra di loro faranno, purché non aggrediscono un sottoscritto. Ma quello è figlio di un'ideologia, è figlio di un modus vivendi secondo il quale uno, in base alla sua cultura, in base agli studi che fa, in base a tante altre cose, decide insomma di affrontare. È chiaro che se noi parliamo di comunità volontarie non possiamo esulare dal concetto che l'ideologia guida è quella libertaria per noi, cioè quella che richiama ai sacrosanti principi della libertà individuale. E in questo io concordo con quello che diceva Salvatore prima, quello che è anche il pensiero randiano e hobbiano sotto questo aspetto, cioè l'individuo è il primo e fondamentale elemento di ogni società, non c'è alternativa. Poi che l'individuo, che l'uomo, che l'essere umano sia un animale sociale, questo è altrettanto normale, fa parte della natura. Natura, e quindi anche la natura è un altro di quei punti nevralgici che all'interno delle comunità volontarie devono cominciare ad essere rispettati. Quando uno sbaglia si suole dire Dio perdona, l'uomo a volte perdona, la natura non perdona mai. Ed è così, lo Stato, che è la più assurda costruzione sociale di questi ultimi secoli, è qualcosa contro natura, è assolutamente qualcosa contro natura, quindi nel bene o nel male sarà qualcosa che finirà. Però il problema è, siccome io sono un uomo concreto, io sono un uomo di impresa, io non sono né un intellettuale, né un filosofo, né nulla di questo, sono un comunicatore, questo sì, il problema è come fare ad arrivare a queste cose. E il come fare è il discrimine fra l'uomo coraggioso e l'uomo che invece lo è un po' meno. Il come fare è il discrimine fra chi considera la legge, o meglio la legislazione, un punto fermo che non si può contraddire, chi considera la legislazione un'usurpazione, rispetto alla quale è doveroso
contraddire e è doveroso non rispettare. E in questo senso, quando dico ecolibertarismo, io penso proprio a tutta una serie di azioni, di funzioni, che devono portarsi al punto primo, per arrivare alle società volontarie, alle comunità volontarie, la dissoluzione dello Stato, dell'ideologia di Stato, prima di tutto. Perché anche qui ogni cosa che noi facciamo è figlia comunque di una convinzione che abbiamo in testa. Oggi lo Stato è una convinzione, è la convinzione attraverso la quale tutti quanti credono che sia giusto che Carmelo Di Lagliotta debba sottostare alle leggi che non ti piacciono e che non piacciono nemmeno a me, che citavi all'inizio. L'azione è il modo per cercare di disgregare lo Stato, perché l'azione, e in questo ce lo insegna molto la storia, ce lo insegnano grandi uomini come Gandhi ad esempio, no? Che è un classico che si cita e non a caso giustamente l'ha citato, che da solo è partito e ha disgregato un impero, cioè ha comunque fatto togliere le mani di un impero da un'altra realtà. Poi non è che sia nata una società consensuale, ma stiamo parlando di 50 e passa anni fa. Quindi dobbiamo anche immedesimarci nel mondo in cui viviamo. Però le azioni, non è detto che se si facciano in momenti sbagliati, possono comunque essere utili e servire anche per il futuro. Allora, in questo senso, io credo che la prima delle azioni in assoluto che si debba fare, prima delle idee che bisogna supportare, è quella di disgregare lo Stato. Cioè lo Stato va disgregato e oggi nel mondo soffia un vento, dalla caduta del muro di Berlino in poi, che è il vento dell'autodeterminazione, della secessione. Nel paese in cui viviamo noi la secessione credo che sia fondamentale, sia un punto fondamentale. C'è stato un partito che ne ha parlato, prendendo per il culo un sacco di gente per anni, però ci sono ancora movimenti estremamente forti che parlano di queste cose, che stanno rinascendo e soprattutto che parlano di un concetto che è storico, no? Come dice ad esempio il Presidente della Repubblica Italiana, antistorico. Perché se noi prendiamo il 1 gennaio del 1900, gli Stati Nazione erano 60, se noi prendiamo il 1 gennaio del 2011, gli Stati Nazione sono 201. E quindi questo significa che quel grande impero, quel grande sentimento risorgimentale che durante tutto l'Ottocento creava queste aggregazioni con la forza del ferro e fuoco, oggi va nella direzione opposta. E quella è la prima delle direzioni, perché comunque è vero, come dice Salvatore, io sono d'accordo, che se tu ti liberi dal gioco statale nazionale, chiamiamolo Italia oggi, e crei, che ne so, il Piemonte libero, non devi creare un mostriciattolo che nasce solo sulle ceneri dello Stato nazionale italiano. La speranza che chi combatte per la libertà e cerca di sbrigare uno Stato opprimente pensi a soluzioni molto più libere. Basti pensare, sempre rimanendo all'interno del razionale, dello statuale, all'idea della confederazione. Cioè di pensare che Piemonte possa diventare una confederazione, magari fondandosi, non so, imitando la Svizzera, diventasse una realtà fondata su 9 province in concorrenza fra di loro, in cui Presidente della Confederazione conta poco o nulla, è un passo in avanti verso la società consensuale e verso le comunità volontarie. Poi a questo si devono aggiungere tutta un'altra serie di azioni che devono assolutamente cercare di delegittimare l'idea stessa di Stato. In questo contesto io credo che qui la comunicazione è davvero importante, perché indipendentemente dal fatto che uno voglia pensare all'io estremo e al se stesso soprattutto, deve comunque confrontarsi con gli altri, perché comunque gli altri, se non sono educati, tendono ad aggredirti. Se riesci ad educarli, probabilmente non ti aggrediscono, perché riescono a capire il concetto che tu hai il diritto di vivere come meglio credi. Se invece uno è un nazionalista becero, come lo sono oggi per la maggior parte d'Italia, è chiaro che per loro tu non hai alcun diritto ad essere indipendente. E questo superamento lo riesci a fare solo ed esclusivamente educando, comunicando, facendo conoscere fatti, realtà, storie completamente diverse. Dicevo prima in questo articolo che mi ha mandato per la Bisogna proprio oggi Luca Fusari in merito alle città private in Honduras, che è un progetto che prende spunto da Friedman, anche in questo caso lo stesso del Seasteading, che è abortito per il fatto che non c'erano abbastanza soldi. Succede una cosa molto interessante in Honduras. In Honduras sta succedendo praticamente questo, che è una cosa che io ho già vissuto, perché io ero andato in Costa Rica, a Las Fair City, nell'anno 2000,
per vedere quella società, quella comunità volontaria, quella nazione che stava nascendo all'interno di Costa Rica, che si chiamava l'Asse per City. L'idea era sorta da questi intellettuali libertari che avevano convinto di addirittura per dei soldi per creare all'interno di un territorio, ed ecco che qui discutiamo di territorialità e aterritorialità, che sono comunque concetti importanti, all'interno di un territorio una comunità sovrana, sovranità, un altro concetto fondamentale di cui non ci si può dimenticare. In Honduras cosa succede? Succede che questo nuovo presidente ha accettato l'idea che delle persone possano arrivare, investire, creare città private che saranno utili per creare benessere, e quindi ha modificato la Costituzione dicendo che all'interno del territorio dell'Honduras possono nascere realtà con sovranità diverse. La città privata potrà ad esempio avere, non so, la Costituzione o rifarsi alla Costituzione dell'Australia, seppure in Honduras. Anche queste sono cose molto interessanti che vanno appunto in una direzione che è quella giusta. Ma la cosa bella che dice Friedman è la frase, l'incipit iniziale, in cui dice: inventare una nazione è inventare un business. E inventare un business cosa significa? Significa creare qualcosa di appetibile per cui la gente volontariamente viene ad investire. Questo è un concetto secondo me molto interessante, declinato nella modernità di oggi, anno 2011, ma che richiama quel principio, secondo me, ineludibile, che dice: non esiste libertà economica, libertà politica senza libertà economica. Quando tu dici che inventare una nazione significa inventare un business, significa che tu speri di attrarre degli individui volontariamente che accettano il regolamento che quella nazione si dà, che quel business propone, perché trovano conveniente vivere in quella realtà. E questo è un passo, secondo me, molto interessante per pensare al fatto che possano nascere società e comunità volontarie. Poi in questo contesto si è parlato anche di tecnologia. La tecnologia è fondamentale, Mauro. Io credo che sia veramente l'arma nuova di chi pensa a comunità volontarie. Prima ti citavo l'esempio della posta, cioè noi abbiamo un problema reale che è il comunicare, quindi prima di passare attraverso un servizio monopolista, pubblico, che costava, eccetera, eccetera, tu oggi puoi evitare di farlo. Se oggi non esistesse il monopolio dello Stato che prevede che, come si dice, la posta perché sia valida deve avere un certificato loro, eccetera, cioè, noi già stiamo vivendo e attuando da libertari. Attuare da libertari è fondamentale, ha dei costi, però attuare da libertari è fondamentale. La tecnologia, il progetto Seasteading, dell'idea del portare delle isole galleggianti nel mare o creare delle navi che diventano delle isole galleggianti, è un progetto straordinario secondo il mio punto di vista. Inimmaginabile 60 anni fa, perché dal punto di vista tecnologico era impossibile pensare a qualcosa che galleggiasse in mezzo all'oceano. Interessante oggi, perché invece tecnologicamente i costi sono ancora troppo alti, però si sta prospettando la possibilità di fare queste cose. È chiaro che anche in quel caso però noi assistiamo a un altro problema. Se tu tecnologicamente ed economicamente riuscissi comunque a realizzare una società volontaria al largo delle Canarie, a 40 km dalle Canarie, quindi in acque extraterritoriali, eccetera, rimane il problema del superstato internazionale che da un certo punto di vista deve certificare che tu sei riconosciuto, che tu puoi avere rapporti con altre persone, perché se tu ad esempio lo facessi e uno dei fondatori fosse un petroliere che ha dei pozzi di petrolio e decide di vendere la benzina a 10 centesimi al litro, ti scatenerebbero la guerra contro, capisci? Ora, è chiaro che è facile dal punto di vista ideologico, ed ecco perché ideologia, cultura e comunicazione sono importanti, dire: ma l'aggressione è un reato, quindi tu sei una persona a cui dà fastidio una persona libera, e siccome ti dà fastidio la libertà, che tra l'altro si contagia, mi attacchi e mi aggredisci. Però dovesse succedere una cosa del genere, sarebbe un esempio straordinario, come in parte lo è stato l'Isola delle Rose, che si fece al largo dei Rimini a 12 km o un metro, eccetera, eccetera. Venne attaccata perché? Per questi stessi motivi, per questioni fiscali. Quindi la tecnologia ci aiuta,
e internet, credo che ci aiuti maggiormente. Cioè internet è quel fenomeno da studiare, da approfondire, da ragionare, da discutere, da vivere, perché è praticamente il campo prova del libertarismo, di una società libertaria. Cioè, essere in internet e decidere di far parte di alcune comunità all'interno di internet, avere la forza e il coraggio di dire a uno vai a fanculo, che cazzo mi hai chiesto l'amicizia a fare? Non hai capito chi sono? Clic, via. E poi difendere il diritto di discriminare. Cioè discriminare significa scegliere e conquistare. Farlo in internet e farlo sapere agli altri, convincere gli altri che quello che tu hai fatto è semplicemente un atto legittimo. E quindi la tecnologia anche in questo senso diventa un campo prova molto interessante rispetto al quale si può tranquillamente cominciare a ragionare in termini libertari. Dopodiché azioni vere se ne potrebbero fare di tanti, di tantissime. Io in questo libro che sto facendo ne ho già una serie inserite che ovviamente sono azioni contro la legge oggi, ma che sono azioni importanti. La stessa azione che fa il Movimento Libertario con il sostituto d'imposta, o quella che faccio io con il censimento. Cazzo, ma noi siamo qua in un paese dove avete paura e si ha paura a non fare il censimento? Ma di cosa parliamo? Ecco, io, essendo un pragmatico, cioè io ho avuto imprese con 30 dipendenti, ho avuto imprese individuali dove lavoravo solo io, imprese dove ho avuto 5 dipendenti, e tu Carmelo vieni da quel mondo lì, ti conosco bene. E so che veramente con te parlo di una persona rispetto alla quale sfondo delle porte aperte, ma aver paura di fare un censimento e poi pretendere di avere la libertà è una contraddizione in termini, è una contraddizione. Quando ero bambino mi ricordo si diceva che bisognava andare a votare perché altrimenti incappavi nelle... È una contraddizione in termini. La stessa cosa vale oggi per il censimento, bisogna fare molto tempo fa. È una questione di soldi, però la libertà, ha un costo, cioè la libertà ha comunque un costo. E allora il discorso è, infatti, cioè voglio dire, adesso io non sto a citare tutte quelle azioni di cui parlerò in questo libro, però tutte queste azioni hanno ovviamente un costo. E non perché io misuro in termini di costo la libertà, cioè la libertà non è utilitarismo. L'utilitarismo però è interessante da studiare, eccetera. La libertà è principi. Se noi siamo qui a parlare di comunità volontarie è perché parliamo di principi fondamentalmente. Ciò nonostante sappiamo che quello stesso utilitarista che magari non ci piace ci dice che nessun pasto è gratis. E la stessa cosa vale per la libertà. Nessuna azione libertaria è gratis. Un'azione che si potrebbe fare, e oggi tecnologicamente sarebbe possibile, è quello di staccarsi completamente e rendersi indipendenti dal punto di vista energetico, eccetera, con la propria abitazione. Non lo puoi fare. La legge non lo permette. Se tu avessi soldi da spendere per mettere i pannelli solari o per fare il geotermico, non so che cosa, la tecnologia, spendi tanto, ma ti permetterebbe di renderti isolarti completamente. Tu non lo puoi fare perché la legge dice che ti devi collegare all'Ener, dare l'energia a loro e poi loro ti scontrano la cosa. Questa non è libertà. Allora se uno deve essere libertario, sì, è assolutamente obbligatorio. Allora è chiaro che in questo caso la libertà sarebbe quella di dire io me ne frego della legge, dove sta, qual è il danno che io sto procurando? Certo, tu lo sai che arriva il tribunale, la stessa cosa di Giorgio Federato, no? Qual è il danno che procuriamo al dipendente? Nessun danno procuriamo, anzi questi sono particolarmente felici, ora più consapevoli, hanno una percezione diversa. Però se noi vogliamo, e qui chiudo, andare verso questo modello di società, sappiate che questo modello di società non ce lo regalano, non ce lo regaleranno mai. Chiudo con una cosa, rifacendomi all'attualità. La Grecia sarebbe un'altra realtà così come l'Umbria, sono un'altra realtà molto interessante da questo punto di vista per mettere poi in discussione quel concetto fondamentale che è la negazione delle comunità volontarie, che è la sovranità statuale. Con la crisi che c'è in Grecia, sarebbe interessante perché all'interno dell'Europa, che il governo greco pensasse a vendere pezzi di territorio, cioè tutte quelle migliaia di isole che ha, che sono abitate, che tutto sommato sentono meno la crisi, perché ovviamente là ha sempre vissuto di turismo, lavorano in nero, fanno benissimo, eccetera, eccetera. Ma vendendo quelle isole cedesse la sovranità. Questo sarebbe un passo interessante all'interno di un sistema
diciamo, statuale, che è quello che comunque viviamo oggi, che va nella direzione giusta. Io ho visto praticamente nessuno scrivere di questa cosa o parlare di questa cosa, ma se si riuscisse a far entrare nel dibattito politico questo argomento, sarebbe un argomento molto interessante, perché anche lì è solo una questione ideologica, come quando si dice privatizziamo il Colosseo. Quando dice privatizziamo il Colosseo, pensano che roba è il Colosseo, l'Italia non è il Colosseo. A parte che a me non me ne fregherebbe assolutamente nulla. Nessuno se lo porta via. Esatto, il Colosseo rimarrebbe lì e tutti quanti continuerebbero ad andare lì a vedere questo coso che magari sarebbe tenuto anche meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la mentalità e l'ideologia ti fa pensare che il nazionalismo e lo statalismo dicono che il Colosseo è di tutti. È di tutti. Ecco, ecolibertarismo è questo, è come giustamente diceva Mauro, evitare di pensare nelle utopie e nell'irrealizzabile, però avere in testa il sogno realizzabile, che è quello della libertà, e pensare che per arrivare a questo sogno nessuna azione che vada nella direzione giusta, che è quella delle società o delle comunità consensuali, queste azioni non abbiano un costo. Le azioni hanno un costo, hanno un costo. Noi studiamo la storia, studiamo le rivoluzioni, studiamo tutto quello che vogliamo. La storia della libertà è fatta di gente che ha pagato a caro prezzo. Sempre, sempre, è così. E non possiamo né pensare di essere dei marziani e di poterci estraniare da questa cosa. Io, a proposito di quello che dice Cinzimento, io sono una di quelle che tra l'altro non dovrò fare, perché arriva la cosa di residenza. Però io ho valutato questa cosa perché non è una cosa che mi fa schifo, quindi non ho intenzione di farlo. Nello stesso tempo per me c'è un discorso di costi benefici. Cioè io ho delle energie che sono limitate e sono senza soldi, quindi la mia idea è questa: se ci sono delle questioni di principio fondamentali, sicuramente prendo posizione. Se sono delle cose in cui tu vuoi arrivare al problema del censimento, alla fine mi sposta di tanto così la mia posizione morale, la mia etica, non riesco a vedere il beneficio del non farlo. Il beneficio del non farlo è solo educativo, è il fatto che io, parlando del censimento, ho diffuso l'esistenza del movimento libertario, le idee libertarie sono le quattro giornali. No, aspetta, nel tuo caso sì, ma tu hai una posizione che non è la mia, cioè io sono Giuliana, che se faccio o non faccio, se compilo o non compilo il foglio del censimento, tu proprio al limite sono un numerino, dice in 300 non l'hanno compilato, no, in 301. Sì, però Giuliana, questo è il discorso che facevo prima, un conto è che tu Giuliana pensi, da estremista individualista, ed è un diritto tuo farlo, che diciamo ogni cosa, ogni idea, ogni riunione che fai possa portare beneficio a te stessa e basta. Io invece sono uno che, seppur essendo individualista, seppur essendo molto vicino a quello che tu pensi, ritengo che per riuscire ad ottenere il risultato che io voglio, devo comunque cercare di difendere in primis il principio che è la libertà. Questa è un po' la differenza, forse. Leonardo, posso dire una cosa su questa faccenda qui? Proprio sul censimento. È possibile, anzi è probabile, che se uno il censimento non lo fa, in tantissime zone d'Italia non succede niente. Non prenderà neanche la multa. Non andranno a controllare, non lo so. Non si sapeva così le battaglie allora, ecco, volevo arrivare a questo. Allora, uno può dire io sono contrario a questo censimento, perché questo censimento secondo me rappresenta l'invasività di uno Stato che a me non va bene. Va bene. Quindi io non lo pago. E poi dici, cioè, lo pago perché tanto poi non succede niente. Diverso sarebbe a dire, a me questo censimento mi fa schifo perché rappresenta l'invasività dello Stato, quindi io adesso scrivo una bella raccomandata con ricevuta di ritorno e mi autodenuncio. È questo che io faccio. Vai gliela mandi all'Istat e gli dici vi comunico, al prefetto eccetera eccetera, le comunico che io violerò
questo articolo di legge. Questo che io l'ho fatto nel 2001, questa quindi, cosa. No, era, voglio dire, è la differenza tra... No, Mauro, scusa, stai sbagliando. Lei ha posto un principio, lei ha posto un principio giusto, che è quello del... Ma insomma, io sono io e tutto sommato a me la libertà interessa finché serve a me. Questo è il ragionamento, tutto sommato, che calza. No, mi interessa in assoluto, la mia libertà deve essere assoluta. Ho capito, però tu ti immedesimi te stessa con, diciamo, con il principio assoluto della libertà. Io non lo faccio in toto questo. Io immedesimo ovviamente me stesso con l'idea che stavo meglio se la libertà c'è, ma la libertà non è semplicemente un concetto che si riduce all'individualità. È un principio, se vogliamo, noi stiamo parlando di società volontarie, uno accetterà l'idea di società volontaria se quel principio ce l'ha chiaro in testa. Torniamo al discorso battaglia e censimento, ma non è tanto per il censimento. Il discorso è il seguente: io credo e ribadisco che non esiste la possibilità di fare azioni che non abbiano conseguenze. Molte volte poi succede anche che gli stati crollino e le conseguenze ci siano comunque, ma sulla base di altri presupposti. Ma il concetto fondamentale è che, siccome io propugno battaglie e faccio battaglie, sostituto l'imposta, quella del mais, questa qua del censimento, un'altra che faremo tra un po', quella dell'offerta, eccetera, l'offerta dei libri, esatto. Io cosa faccio, Manolo? Ma questo non è che l'ho inventato io, questo lo spiega bene Gandhi nel Satyagraha, questo lo spiega molto bene, ad esempio, Capitini in un bel libro degli anni 60 intitolato La disobbedienza civile. Sì, le disobbedienze civili mi pare. Tecnica della non violenza, bravo, quel libro lì, bellissimo. Ma lui più volte nel libro dice questo, riprendendo ovviamente i grandi personaggi che hanno disubbidito, obiettori. La battaglia, quando decidi di farla, tu devi studiare tutto dall'inizio alla fine. Tu devi prepararti, e non soltanto dal punto di vista fisico, materiale, ma anche dal punto di vista psicologico e intellettuale. Cioè, se tu decidi di fare una battaglia di libertà, anche sciocca o semplice come quella del censimento, devi sapere quali sono tutte le conseguenze a cui vai incontro. Il non so non può esistere in una battaglia del genere. E il censimento, in questo caso, dice chiaramente che se tu, c'è un DPR del Presidente della Repubblica, che se tu non lo fai e ti autorizzi, eccetera, ti becchi la multa che per 200 o 2000, 500, 5000 per le società. Esatto, quella roba lì. Io quando l'ho fatta la prima volta, che era la stessa cosa, io ho mandato la lettera. L'hai dichiarato? Sono andato su, ho parlato col prefetto per un'ora, ho fatto una capa tanto, il prefetto ha detto sì, cazzo, ma lei... C'è ragione, ma io ho fatto la legge. La legge, ho detto guarda, lei mi manda la cosa. Se mi mandava la multa, mi dice, mi manderò la multa minima, sale 250.000 lire. Lei mandi quello che vuole, io non la pagherò mai. Se mi venite in maniera coattiva a far pagare, io mi incateno fuori casa. Cioè, io gli ho prospettato al prefetto, quindi a colui il quale rappresenta la negazione della libertà, che io ero un uomo di battaglia. E questo è un esempio semplice, ma è un concetto che secondo me non possiamo dimenticare, quello del battagliare, se vogliamo arrivare alla società volontaria, alla comunità volontaria. E quando dico battaglia, qui chiudo proprio, non intendo solo, ecco perché la tua idea dell'ideologia che va dimenticata non è corretta, non intendo solo le battaglie fisiche, come quelle che io e Giorgio facciamo, cioè perché sono battaglie vere, ma anche le battaglie intellettuali, le battaglie di idee. Il battagliare con le idee, e qui poi magari discuteremo domani, ma io credo di essere molto d'accordo con Giampiero su queste cose. Le battaglie di idee sono battaglie cruente, sono battaglie vere, battaglie che devono arrivare alla fine a avere sconfitto uno dei due. Qui aspetta solo qualche secondo. Non parlo fisicamente. Solo qualche secondo. Quando io dicevo mi voglio estraniare dalle ideologie, non intendevo l'ideologia in quanto l'idea, ma dall'ideologia politicante, che è una cosa diversa. La vita è politica. Anche per farvi capire, no? La vita sociale. Ma l'importante è che voi capiate. Io ho capito. Sì. Però vedi, nelle battaglie di idee, io guarda che le battaglie di idee le faccio tutti i giorni, cioè, sia quando vado a presentare i libri di Bossi, dove alla fine finisco a parlare di libertarismo,
sia quando vado a parlare di libertarismo e ovviamente divento antipolitico, perché per me l'antipolitica è fondamentale. Io nel libro Ecolibertarismo, ad esempio, ritengo che uno dei punti fondamentali per portare avanti queste idee è delegittimare la classe politica. È fondamentale delegittimare la classe politica. Per me è un punto fondamentale. Cioè, per esempio, oggi il politico è considerato Dio che è stato incarnato sulla terra e che può decidere dalle tue vite. Se tu non fai entrare nella testa delle persone che non è così e che quello non ha nessuno, cioè, e tu senti i dibattiti in continuazione oggi, anche cioè, per l'astensionismo, perché voglio dire, non è un problema di Berlusconi o Bersani, è il problema della politica. No, io voglio dire, è quello che devi decidere. E sul modo, proprio come battaglie, su vari modi in cui si possono fare le battaglie. Io anche con il censimento non lo faccio, però al contrario di te che scrivi una lettera al prefetto, ti fai proprio vedere, dici, io non voglio farlo, io non lo faccio e me ne dimentico, faccio tutto di nascosto, con un criterio diverso. Questa è una battaglia piccola, il costo da pagare è abbastanza contenuto, quindi io metto alla prova l'efficienza dello Stato. Sì, io infatti... Mi beccano o non mi beccano? Se non mi beccano, la prossima volta posso fare qualcosa di più grosso. Giusto, questo io sono d'accordo. Mettere a prova l'efficienza e l'inefficienza. Nell'articolo quel censimento, io questo l'ho previsto, ma ho previsto anche un'altra cosa, che tu possa intestarlo in maniera giusta, eccetera, e poi rispondere in maniera verosimile, inventando. Anche questa è un'azione antistatalista e contro il censimento. Quindi va bene, nel senso che... Cioè puoi votarlo scrivendo cose false, certo. Non proprio cazzate, però quello, se non mi sbaglio, a differenza del del non rispondere, del rifiutarsi di rispondere al questionario, può comportare non solo la sanzione pecuniaria, ma addirittura un procedimento... Ma dipende cosa scrivi. Dipende che cosa scrivi, nel senso... Sì, vabbè, ovviamente. Certo, se tu scrivi... E che ne so, quante auto hai? 147 auto, se metti lì in maniera così palese, invece il discorso è cioè, visto, ecco, vedi che la battaglia va sempre studiata, cioè la strategia è dire che armi uso se voglio intraprendere questo tipo di battaglia che comunque è contro lo Stato, il censimento eccetera, quella del sofismo, insomma, del saper utilizzare il modo per far credere a loro che io ho risposto e sono obbediente, ma in realtà gli falsifico completamente il loro sistema di dati. Questo non mi trova però molto d'accordo dal punto di vista, cioè non è un tipo, mi sembra è come mettersi in passamontagna. No, si chiama parlare, ti dico loro. Invece quello di autodenunciarsi mi piace molto di più. Sì, però ti sono già trascorta, non essere d'accordo è una cosa. Sì, no, allora, mi piace, non essere, voglio dire. No, ma Mauro, non essere d'accordo è una cosa. Il considerarlo sbagliato è un'altra che non è accettabile, perché si chiama boicottaggio questo. Il boicottaggio è una delle tante tecniche di non violenza che vengono utilizzate contro lo Stato. Senza sprechi di energia, non cooperazione. Una domanda sulla ideologia. Quando parliamo di comunità volontarie, secondo me uno pone più l'accento sulla metodologia che non sull'ideologia, perché nell'ambito delle comunità volontarie, l'aspetto appunto volontario, fa sì che possiamo trovare diversi tipi di comunità mossi da diverse idee o ideologie. Vorrei capire come mai per te è così importante questo aspetto teologico legato al discorso delle comunità volontarie? Io capisco che possa essere importante, però come mai è così importante legato a questo aspetto metodologico? No, è importante perché secondo me è una chimera quella che pensi tu. Cioè, lì di pensare a una comunità volontaria in cui c'è dentro il fascista, il nazista, il comunista. No. Allora, vado in comunità in cui c'è la comunità fascista. Allora si sono allora ho capito male la tua obiezione. Varie comunità, che è quello che penso anch'io, assolutamente l'ideologia è fondamentale, perché l'ideologia diventa un punto fermo per creare comunità anche. Ora, è chiaro che la comunità volontaria che intendo io, che probabilmente intendiamo noi, è la comunità volontaria contrattuale, cioè nella quale nasce, tutte quante diventano, se sono volontari diventano, non è detto, perché? Perché? Se non sono volontari, cioè non riesco a capire, c'è anche esatto, però in quel caso lì la volontarietà è l'ideologia, in quel caso lì il termine del contratto è l'ideologia, cioè il pensare che
parte che poi secondo me la cosa non si realizza, perché il fascista non farà, o il nazista non farà mai la comunità volontaria nazista, perché l'ideologia che hanno loro è quella di aggredire qualcun altro, è quella di imporre qualcosa, capisci? Quindi io non credo che da quel punto di vista lì sia pensabile una cosa del genere. Cioè l'ideologia diventa comunque fondamentale, perché l'ideologia ci fa somigliare per certe cose, capisci? Cioè, ma infatti però, anche le comunità diverse. Però ammettiamo che tu ti trovi davanti a un supermarket delle comunità volontarie e ci sono 100 comunità volontarie a cui puoi aderire, no? Cos'è che ti spinge a scegliere una piuttosto che un'altra? L'affinità. L'ideologia. Sì, l'affinità. L'ideologia. Cioè, io la vedo molto meglio. Carmelo ha parlato, sì, ma l'affinità, aspirazioni di vita affini, cioè, perché sì. se c'è l'etichetta fascista o socialista, dico, ma cioè, vediamo dentro cosa c'è, molto però cerchiamo di essere pratici, ci sono alcune ideologie che sono intrinsecamente incompatibili, certo, con le comunità volontarie. Certo. Cioè, io non posso sognare un mondo in cui ci c'è. Io sono nello stato libertarista che convive tranquillamente col tuo stato socialista, comunista o nazista. No, perché se ci sono i comunisti e i nazisti, cioè lo stato libertarista è meglio che si arma di bazooka, perché quelli lì cercheranno, perché sono intrinsecamente incompatibili alcune ideologie con la libertà di esprimere la propria volontà. Certo, questo però è possibile in quanto c'è il monopolio territoriale, nel senso che tu dici no, tutta questa comunità non te ne... Sì, ma il nazista si sta fuori del monopolio territoriale. Cioè ti spacca la testa, cioè, non ti spacca il computer, cioè spacca la testa. Cosa. Allora, prima nel suo intervento in cui si parlava di legalità, cioè si parlava di singoli individui che hanno un diverbio e non si rispetta qualcosa, quindi nasce l'idea di un arbitrato, di un giudice terzo, eccetera. Questo è possibile se ideologicamente stiamo parlando con persone che accettano l'idea che la libertà sia inviolabile, che il diritto di proprietà. Il nazista, io cito il nazista adesso per citare il caso estremo, per il nazista, che ideologicamente è nazista, ciò non è ammissibile. Quindi è assolutamente normale pensare che il nazista ti attacchi. E non dipende dalla territorialità questo. Cioè, tu dici, abbiamo tante belle comunità volontarie, questa è quella libertaria, questa è quella nazista. Certo, loro si trovano fra di loro, ma poi un giorno dicono, questi pezzi di merda che cosa vogliono? Ma quindi paradossalmente noi dobbiamo uccidere i nazisti? No, io dico che... E come ci regoliamo? Non paradossalmente, ma realmente, bisogna essere sempre pronti alla legittima difesa. Cioè ragazzi, su questo che roba di prelievo, si mi spazio Parabellum non è, voglio dire, bisogna attualizzarlo. Cioè, se voi pensate a società pacifiche in futuro, ammettiamo che domani mattina per la bacchetta magica 7 miliardi di persone diventano libertarie. Se voi pensate che si possano abolire le armi, si possa smettere di pensare di autodifendersi, questo discorso, questo quando c'erano le guerre di religione, e uno diceva tutti, concepire che potevano esserci protestanti, cattolici che vivevano l'uno accanto all'altro, ma si erano scannati fino a un giorno prima. Sì, ma questo è accaduto, se tu vai a vedere l'Olanda del XVII secolo. Quello, secondo me, io volevo dire che tu non vedi una differenza tra quello che potrebbe essere, diciamo, tra comunità volontaria e quella che è la politica interna e quella che è la politica esterna. Sì, certo, voglio dire, come comunità volontaria, io posso sapere che ne so, io sono comunista, sono nazista all'interno. Nazista non parliamo di vita, parliamo proprio di ideologia, non so, quello che dice noi dobbiamo avere tutto in comune e non crediamo nella proprietà privata. All'interno della tua comunità vale quella legge, all'esterno io accetto invece, diciamo, una convenzione con le altre comunità per cui valgono principi diversi, cioè c'è un rispetto reciproco fra comunità o no. Ma in linea di principio sì, ma se tu pensi al fatto che esiste qualcuno che ideologicamente ha nel suo DNA l'aggressione, cioè l'idea di imporre qualcosa, e questo sarà sempre perché è nella natura dell'uomo, sì. Ok? L'unica cosa che puoi pensare è che senza dubbio le affinità uniscono.
Ma questo potrà essere possibile e durevole solo quando ideologicamente riusciremo a far capire che la libertà è intangibile, è inviolabile, non è aggredibile. Ma siccome non è ammissibile in una società di affini nazisti, non è ammissibile, devi prepararti a difenderti, indipendentemente dalla territorialità o meno. E adesso però stiamo parlando ovviamente di non utopie, perché non è un'utopia questa, stiamo parlando di qualcosa che è molto lontano da noi. Io invece, nel mio intervento, quello che volevo dire è che si possono già costruire oggi società lontane, cioè se noi tutti, più le nostre famiglie, decidessimo di venire qua da Carnero ad abitare e decidessimo di costruire la nostra società volontaria qui fatta di 200 persone, noi fisicamente e materialmente lo potremmo fare. Sì. Ok, però dovremmo cominciare, esatto, dovremmo cominciare a non pagare le tasse per la scuola pubblica, perché decidiamo che se lo facciamo. Ragazzi, allora questa si chiama guerra contro lo Stato. Cioè, un conto è scriverlo su un libro. Provvedo io all'educazione di questo. Miei figli e lo Stato ti manda i carabinieri. Esatto, no, ti mette in galera. Ti fa fare il TSO. Sono documentati, anche in Italia esiste la possibilità dello scusi, per legge c'è. Sì, non è esattamente così, perché ma tutto legato al programma statale, che è diverso. Poi dovete dare un esame. Nel momento in cui esiste il valore legale del titolo di studio, ok, tu puoi fare uno schooling che vuoi, che è finita. Assolutamente. Capisci? Sì, però poi devi fare i programmi. Cioè, non gli puoi insegnare. Però già Mises, sì, devi insegnare. Per fare questo, ti devi fare un'ora in più e senza ombra di dubbio, Ma ecco perché, infatti, io il neolibertarismo li porto tutte queste possibilità, anche piccole. Che possono essere anche quello di boicottare il censimento così come a te non piace. Sono tutte azioni individuali che disintegrano lo Stato. Questo è il punto primo, secondo me, della battaglia. Azioni che non possono che partire dall'individuo per disintegrare l'ideologia statalista. Questo è il punto primo da fare se vogliamo arrivare. Poi loro ci mettono da loro, perché la crisi potrebbe essere utile, però bisogna vedere come si incanala poi la comunicazione, perché se la crisi la lasciamo in mano agli indignados, e sono quelli lì, quelli che prevedono come uscire da questa crisi, cioè il giorno dopo non siamo più in crisi, addirittura viviamo nelle caverne, andremo a vivere.